Siamo giunti all'ultima parte di questo paragrafo, nel momento in cui, insomma, Colombo era giunto in nuove terre, lo ricordiamo, non aveva capito di essere arrivato in un nuovo continente, quello che sarebbe diventato l'America. E il primo a rendersi conto dell'errore di Colombo fu un altro grande e importante viaggiatore che si chiamava Amerigo Vespucci. Troveremo queste notizie a pagina 16 del nostro libro di storia. Vespucci era un esploratore fiorentino e capì, comprese che Colombo non aveva raggiunto le Indie. Tra il 1499 e il 1502, Vespucci esplorò le coste dell'America del Sud per conto del re del Portogallo e si rese conto di non essere in India e di essere invece giunto in un nuovo continente. Questo continente all'inizio fu chiamato Nuovo Mondo e poi successivamente con il nome di America, dal nome Amerigo. Altri viaggi confermarono in seguito che si trattava di un nuovo continente. Nel 1513, ricordiamo lo spagnolo Vasco Núñez de Balboa, che attraversò l'istmo di Panama, una sottile striscia di terra che univa l'America settentrionale e quella meridionale, e vide per la prima volta le acque di un grande oceano, che nessuno aveva mai conosciuto prima, l'Oceano Pacifico. Non poteva dunque essere l'Asia il continente in cui Colombo era sbarcato. Sul nostro libro potete osservare le rotte di questi viaggiatori e guardare anche le zone scoperte in questo periodo.